a tutti benvenuti benvenuti in questo nuovo video di prepara preparazione al concorso ordinario è corretto inserire il 2020 ma anche il 2021 perché come sapete bene il calendario eh, anche a causa del covid ha avuto delle eh, delle modifiche e iniziamo il video mh, come sto facendo adesso usualmente eh, ringraziando coloro che insomma eh, lasciano commenti si iscrivono al canale e condividono i video e quindi diciamo in un certo senso aiutano eh, l'esistenza di questo canale allora Paola Prosperi grazie tanto professore io ti ringrazio tanto per quello che hai scritto, ci ringrazia anche Rosa Campora. Buonasera a tutti, ho trovato molto interessante come sempre questa lezione e chiedeva in particolare se dovesse averlo, se potete anche diciamo, commentare tra di voi. Chiedeva se eh, erano presenti UDA eh, relative al concorso, alla classe di concorso A014. Poi ci ringrazia Vincenzo DAG, ci ringrazia Scuola Cultura. Adesso propongo. Mi avete mandato come eh, diciamo, esercizio da affrontare in questa live, come eh, elaborato da affrontare eh, in questa live eh, il determinato il, eh, questo, insomma, questo esercizio. Allora, C'è un contadino che possiede una coppia di conigli. Quindi vi è una coppia di conigli. Queste, questo tipo di esercizio a mio avviso ha, ha a che fare con la logica numerica ma anche con il problem solving quindi badate bene la prova preselettiva è basata su diverse tipologie di esercizi io diciamo che eh, inquadro questo esercizio in queste tipologie. Vi è una coppia di conigli, essi superata l'età di un anno, quindi dopo un anno, riscrivo diciamo, la traccia sintetizzandola un po', dopo un anno generano ogni anno una nuova coppia di conigli. Nuova coppia di conigli. Tutte le coppie raggiunta l'età di un anno, tutte le coppie dopo un anno si riproducono fornendo ogni anno una nuova coppia di conigli. Si riproducono allo stesso modo, In quale modo. Abbiamo poc'anzi scritto, abbiamo appena scritto, dopo un anno generano ogni anno una nuova coppia. Quanti sono i conigli all'inizio del sesto anno? O anche dopo il sesto anno? Punto interrogativo e le risposte. Possibili sono A64, B12, C24, D36 e 18. Ora bisogna stare attenti. Andiamo a fare un'analisi eh, un di quello che avviene al primo anno. Vi è la coppia di conigli che non ha generato ancora alcun coniglio perché ci vuole un anno per generare la prima coppia, quindi all'inizio del primo anno ci sono due conigli. Andiamo avanti, vediamo che succede al secondo anno. La coppia di conigli, cioè i due conigli, genera, all'inizio del secondo anno, genera i primi due conigli, quindi avremo al secondo anno 2 alla seconda che è uguale a 2 per 2 che è uguale a 4 conigli. Andiamo adesso a vedere quello che accade al terzo anno, così capite essenzialmente qual è la procedura e a quel punto diventa, il risultato diventa estremamente rapido e semplice, cioè diventa essenzialmente una formula aritmetica. All'inizio del terzo anno abbiamo quindi le due coppie di conigli, cioè i quattro conigli, le quali generano alla volta altri quattro conigli, perché per ogni coppia vengono generate viene generato un'altra coppia di conigli quindi avremo 2 alla terza conigli che è uguale a 2 per 2 che faceva 4 di nuovo per 2 8 conigli vedetela così ne abbiamo... vediamo se si può fare anche con un diagramma ad albero abbiamo due conigli il primo anno che sono queste due stecchette questi due segmenti questi a loro volta questo è il primo anno. Nel secondo anno ne generano altri due e si arriva a quattro. E il terzo anno si arriva ad otto conigli perché le due coppie di conigli generano ognuna un'altra coppia. Quindi dalle due coppie di conigli, che sono queste in rosso, si generano rispettivamente un'altra coppia di conigli e quindi da 4 diventano 8. Allora, se adesso avete capito la procedura, al quarto anno avremo 4 coppie di conigli, ossia 8 conigli, le quali genereranno altri 8 conigli, quindi 8 per 2, quindi 2 alla quarta, che è uguale a 8 per 2, che è uguale a 16. 2 per 2 è 4, per 2 è 8 per 2 è 16. Conigli. A questo punto abbiamo capito che la regola della potenza 2 alla prima, 2 alla seconda, 2 alla terza e 2 alla quarta funziona. Quindi, così via avremo 2 alla quinta, 32 conigli il quinto anno e il sesto anno, finalmente ne avremo 2 alla sesta, che sono 64 conigli. Il testo ci chiedeva per l'appunto cosa sarebbe accaduto il sesto anno. Quanti conigli ce ne saranno all'inizio del sesto anno? E ce ne saranno es es esattamente 64. Ma avete capito bene che una volta che abbiamo trovato la relazione che correla il numero di anni al numero di conigli, possiamo rispondere quanti ce ne saranno al settimo anno, due alla settima, ossia 128, al decimo anno, al quinto anno, al quarto anno, basta. Creare una relazione tra la potenza del 2 e l'anno in corso. Bene, io spero che questo video sia stato chiaro, sia stato utile, sia stato eh, qualcosa di complementare che si aggiunge ai numerosi eh, esercizi svolti in diretta che, vi che mi mandate. Credo che abbiamo superato le 120, 121, 122, ho perso il conto in dirette e eh, adesso. Vi mando un caro saluto da Francesco Samani.